infatti. No. Che io neanche a fare questo niente. Perché uscirò? Potevo farlo io sta cosa. Sì. Subito, subito. Punto interrogativo. Devi rispondere alle domande. Lo devo leggere? No, sì. Ma se ne scegliete una testa invece? No! No! Allora, chi cambierà più pannolini oltre la mamma? Mirko, mi sa Mirko. Pure a me mi sa la mamma. Kira. Ma davanti? Sì, voglio sentire. Sì. Sì. E non vorrei dire ne ho presi due rosa, Così. Così, giusto per. Sono capitati. Non voglio femmina, No. No. No, 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 allora, no, no. Riferito a chi? Come ti vedi tra 10 anni? Riferito alla famiglia. Allora, io esaurita senza capelli. Io ti porto da Annabelle. Con capelli bianchi. Capelli bianchi senza capelli. Claudio, se n'è andato. Basta, non c'è l'altro anno per figlio. Io scappato via. Io scappato. Tu? Claudio, se n'è andato. Non scappista. Da qua rimango solo io esaurita, mi sa. Non la casa dei riposo fumare. Va bene. È rosa pure tu, però. Allora sto facendo un po'. Vedi perché. Se c'è rosa. Cosa siamo ne pensano perché passano lì? Cosa pensate voi nella strada? Avete delle domande? Quando cosa preferisci, maschio o femmina? Dottore, mamma mia. Con il biglietto rosa. Maschio. Madonna! Sì, c'è maschio qua. Beh, direi maschio, maschio. Poi maschio. Vabbè, non importa. Uguale, è lo stesso. Vabbè, non possiamo scegliere, ci piacerebbe una bambina. Oh, lo prendo apposta, vai. Se no mamma qua... mia. Ah, posso bere la birra che fai? Se diventa calda. Vai Mirko, leggi. Quando c'è la scatola? Amore, dormirà nel lettone o culla? Lettone. Sei sincera, brava Pugge. Lettone, tanto la culla sarà lì, figurativa. Bella, sempre in ordine. Vai, vai, vai amore. Sai leggere? No. Dai, legge come legge. Scusa. Avete pensato qualche ad un secondo nome? Ah, un secondo nome. Anche ad un secondo nome? No, perché non abbiamo neanche il secondo nome, veramente. Non abbiamo neanche il primo nome. Perfetto. Famiglia organizzata. Mamma mi dai l'acqua. Noi siamo quelli dell'ultimo momento. E gli metti un po' d'acqua a mare. Chi sceglierà i suoi outfit? Noi due. I suoi outfit, l'abbigliamento. Che sia maschio che sia femmina? Sì, sì. Sei maschio. Sei femmina è rovinata. Sei maschio? No, no. Sei maschio. Chi qua ci pensa? Tutte e due. Bronze. Qua e se è femmina? Tutte e due. Sì, sì. Anche voi. Anche noi, va bene. Finiamo domani, finiamo. Dai, ma sei quello che quello sarà il problema. Questo è doppio. Questo è doppio. Nomi da maschio. Non è vero. Luca. Come siete sbrigativi? Non è vero. Nomi, case, città. No, ieri pensavamo a Lucas. A Lucas. Vabbè. Luca è bello. No, nomi non ne abbiamo. Né di maschi né di femmine. Ma Luca è bello. Elia. Perché devi scoprirlo. Somiglierà a me o a Claudio? Allora, se maschio può somigliare a Claudio. Se femmina, se femmina alla mamma. Alla dipende poi. Divido mamma la mamma. Sicuro, papà non si sa. Secondo me. Quello è il problema altro. Tuo però. Quello è il problema suo. Andrè, stai fermo. Adesso? Adesso che ha volatile la casa. Movito, il marito palestrato. È tutto muscoloso. Dov'è? C'è un altro? Allora tu non c'entri niente. Io non sono un cazzo. È scritto tu. Abbiamo chi dice che è muscoloso. Vai. No. Ma se sarà femmina, a quanti anni potrà uscire? Rispondi. 8. 8. 40, 45. 10. 10. Ma quando non ci sarò io. Non è che registrato. No, dai. 10 con noi 14 anni con i fratelli con i fratelli vai entra in testa e quindi a che età? Che saranno belli grandi quindi me la portate dietro
telefonino sempre acceso. Appena nata? Sì. Io prendo oggi quella cosa. Prendiamo questa. Prendiamo questa, tira sulla busta. Che bello. Che carino. Poi ci sono anche dei pannolini. Aspetta, amore. Anche le calzine. È tutto neutro. Pannolini. Sotto la busta c'è scritto il numero dei pannolini. Non quanti pannolini, il numero, la taglia dei pannolini. C'è scritto due. Sì, scritto okay, sul pannolino. Mamma. Ah, ok. Vabbè. È maschio. Scusi il video. Ah, neutro, è neutro. Verde e verde. Poi sai com'è? Figa, ma mi vanno a me questo. Okay. Scegli se lo metto in ospedale. Grazie, okay. Mare. Allora, grazie, una. Prossima. Quale scegliete? Apro questa. Una girl. Una girl. E questa. Allora, sta qua, questa che carino! Ok, okay. E poi boh, tutti i pannolini. Che sì, ma non sono mai sufficienti i pannolini, amore, non bastano mai. Questa è la taglia 3. Rosa però, vedi? Ora! Papà, vuoi scegliere una busta? Dai, vieni a scegliere una busta. Dai, facciamo ancora una, entri una Mirko, dai, dai. Questa. Questa. La pasta. Allora. Questa è per il culetto. La supposta. No, non so. È la crema per il culetto. Una di queste? E questo è il. Aspetta. Aspetta. Bagno, corpo e capelli. No. E poi? Pannolini. Taglia. Due. Taglia due. Vai, apriti questa, vai. Sai che per la nascita pannolini ne abbiamo. Cosa? Facciamo anche la mucchetta, questo? Sì, sì, certo. Ho già fatto vedere prima. Che no, niente. Ma anche quelli, così il bambino si rimette. Quelle ti servono a te, papino, quando togli la mucchetta. Guarda, guarda che faccio di nuovo. Ma vieni, mamma, ti servono a te. Questa... Baglia? Che carino. Secondo te, Mare, cosa sono? Per femmina o per maschio questo? Unisex. È unisex. Aspetta. Scusa. Per maschio. Maschio? È grigio. Chi lo è andato dentro? Questo, scusa, cosa serve questo, Mare? C'è scritto. C'è scritto. Oh, grazie. Taglia due pannolini. Abbiamo un po' c'è anche pannolini. Mamma, apri un bollo. Turna. Vuoi vedere quando devi andare a comprare i pannolini? Mi dici turna, turna. C'è un'altra festa, non ti preoccupare. E infatti? Fucellina, ma entra. Ok, poi? Apri un boi, mamma. Boi? Apri. Apriamo un boi. Allora. Altri. Oh. Questo è per me. L'ho aperta proprio giusta, manca a saperlo. Cosa servono quelle, Mari? Per la patatina. Servono. Basta. Abbiamo capito. Ok, sono preparato. Vai, dai. Non fai la prima. Vai, non lo devi dire. Piano, amore, piano. Basta. Pannolini. Poi? Basta. C'è altro. Ah. Braccialettini. Questo per la mamma, però. Portare i colori. Portare i colori. Verde, rosa. E oro. E oro. Come palloncini. E poi dopo. Verde, rosa, oro. Dopo i pannolini taglia due abbiamo questi quattro strati spessi. 56 salviettine. Sta facendo la pubblicità di Aki. Ora questa busta Patria, apriamo la scatola. Pannolini, ancora pannolini, adesso apriamo, sono diversi però. Pannolini taglia 5, mi sembra giusto, abbiamo 2, 3, ma te 4 però, prego. Sai che sono pronta a tagliare. Dai, l'ultima. Si l'apre? Io? No. Mamma. Papà, mamma. No, mamma. Vabbè, mamma. Certo, mio marito. Ma io apro tutte cose per grandi. Per l'ospedale.
peccato per uscire, Rosa. Rosa! Nell'ospedale così devo partorire così. Basta, mamma. Poi? Pannolini! No, la scatola no! E questo è un regalino! No! Poi apriamo la scatola! Mamma, togli tutto! Dai! Pannolini! Gonfiali! Oh, osservare i pochi fiocchettini, Giusto per la serie, non sappiamo se è maschio o femmina. Ma sono uguali. Sono pari. Sono pari, maschi e femmine. Devo contarli? Sì. Allora, no! Devo contare 1, 2, 3, 8 blu, 8 rosa, pari. Ok, a posto. No. Mi riconto? No. Adesso la apriamo noi la scatola, facciamo una sorpresa. No, sono pronto. È pronto. È pronto per il cesario, Claudio. Bene, questo ce l'avevo anche degli altri due. Che bello. La scatola per fare il segno del piedino e poi si mette la foto. La vernice è questo. Allora, siccome bene che sei sincera, hai pochi, ne hai qualcuno, mai troppi? Qualche dedica anche. Ah, nel pannolino? Qualche. Adesso non hai bisogno di aprire. Dai Claudio, no? Vai. Perché? Quando glielo cambi ti leggi la dedica. No, apriamo sta scatola. Diana, apriamo la scatola.
Il giorno dopo intanto mi è uscito un bel herpes. Ho pensato di creare una cosa carina per chi non c'era al Ranger Reveal. Perché è stata, allora, in realtà è stata una cosa organizzata proprio così in un paio di giorni. Mi sarei detta facciamo, ha preso, ha fatto, ha chiamato, ha fatto tutto lei. Però mi dispiaceva per molti degli amici, dei parenti che non potevano esserci, e quindi ho pensato di creare un ricordino, quindi un modo carino anche per mostrargli a loro se era una bambina o se era un bambino. Quindi ho pensato, ora vi giro la telecamera, vi faccio vedere che cosa sto preparando. Sì, tagliati in questo modo, appunto con all'interno che sarà una bambina. Metterò il fiocchettino e il nastrino. Eccoli qua pronti. Allora, questa appunto è la scritta fuori e questa una volta aperto come sarà. Molto semplice, con un pennarello, vedete, color oro, questo qui, che è la vernice oro, e il fiocchettino, abbiamo creato un bel ricordino. E poi andranno all'interno di queste buste qua semplici che ho comprato in negozio, pagate veramente pochissimo, 1,20 euro. Con poco veramente si possono avere delle idee fantastiche, dai. E niente, con questo bigliettino io vi saluto e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!